Partire dalle fondamenta non è solamente un modo di dire. Nella realtà dei noi progettisti è esattamente questo che facciamo quando facciamo un progetto. Iniziamo dalla struttura portante. Beh, e quale strumento migliore per poter gestire un intero progetto se non un software BIM come Revit? Tuttavia, la gestione dei componenti strutturali all'interno di un software BIM, come Revit non è così semplice se non sai, che principi utilizzare. Ebbene, ci sono una serie di trucchetti che ti permettono di inserire la tua struttura con estrema facilità e versatilità, e rimarrai assolutamente sorpreso nel vedere quanto è semplice creare una struttura anche complessa in pochissimo tempo e poterla anche modificare a posteriori senza doverti scervellare o senza perdere ore e ore davanti al computer. In questo video ti mostro un piccolo stralcio di quello che è una lezione un po' più grande e ti faccio vedere cosa si può fare con le strutture applicate nel BIM. Per tutta la durata del corso ci ispireremo a questa immagine, quindi cercheremo di riprodurre, ovviamente, insomma, con un po' di fantasia, ma ci mettiamo anche del nostro, questa cosa. Questa fase voglio crearmi la struttura nel suo insieme, per poi andare a togliere quello che non mi serve, siccome non ho ancora ben definito come sarà il mio progetto successivamente. In questo momento io creo una struttura il più completa possibile. Poi, non ti sorprendere se durante la lezione che faremo sui componenti architettonici, che sarà la lezione numero 4, andremo a togliere qualcosa della struttura. Però, diciamo, a scopo preventivo io preferisco inserire la struttura ovunque e poi andare a togliere i pezzi che mi servono. Adesso è arrivato il momento di mettere le travi. Eccoci qua. Allora, travi. Stessa cosa, guarda un po' dei pilastri, posso andare, si ancorano sempre alla griglia, ma posso sempre usare questo comando qua, quindi di andarle a sovrapporre alle griglie. Allora, seleziono il comando, e sempre una bella selezione da destra verso sinistra, seleziono tutto, mi assicuro di essere sul livello giusto prima di dare l'invio e gli do la spuntina verde. Allora, questo è il nostro edificio, niente male. Adesso, che faccio? Me li rimetto a fare uno per uno per i sui livelli successivi? No, perché c'è uno strumento. Guarda, ti accendo le ombre che forse è un pochino più ok, comodo da vedere. No, perché c'è uno strumento estremamente più comodo, che è la selezione rapida e la copia sui vari livelli, e ti faccio vedere qual è. Se questo piccolo stralcio ti ha incuriosito e desideri vedere la lezione intera su come creare tutta una parte strutturale, tutta la componente strutturale del tuo progetto, devi fare una cosa semplicissima. Clicca sul link che trovi qui e inserisci la tua migliore email nell'apposito form. Fai attenzione a scriverla bene, perché proprio sulla tua email ricevi in maniera completamente gratuita un fantastico videocorso di ben 8 video lezioni, 4 teoriche sul BIM e 4 teoriche pratiche sull'utilizzo di Revit, che ti permettono di avere una visione d'insieme su tutto ciò che puoi fare con Revit, oltre a ovviamente imparare qualcosa di estremamente utile. Quindi non esitare oltre, clicca sul link e inserisci la tua migliore email. Io ti aspetto dall'altra parte. Ciao!